Sua maestà, ho proprio fame. Cosa c'è di buono oggi? Semplice, sus. Vediamo cosa c'è di buono per oggi. Feste a tutti, incredibile, e benvenuti in questo nuovissimo episodio di 4 chiacchiere in padella. Andiamo da su. Ed eccoci qui. Scusate, la tosse perché ho urlato tanto e perché sono le feste di Natale. Succhiate anche durante le feste, no, basta dire succhiate. Oggi lo vogliamo dire, succhiate e buone feste. Ecco, perché vi vogliamo bene, mamma mia. Come siete belli followers che guardate i nostri video ma non vi iscrivete. Sì, solo noi ci abbiamo più di 40 visual e 2 iscritti. Però tanto vi corromperemo e passerete al lato del Godwards. Comunque. Allora, dobbiamo dire come al solito la nostra intro incredibile, che lo so che vi piacciono tanto le nostre intro. E poi passiamo al contenuto. Come i cioccolatini, vero Sus? Prima scarti la carta e poi ti mangi il cioccolatino. Ecco, bravo Sus. C'è una carezza su, altrimenti si offendono. Allora, incredibile. Allora, se tutto va secondo i piani. Giusto, salutiamo il camera, giustamente, che durante le feste registra i video con noi, perché altrimenti lo meniamo, vero Sus? Lo leghiamo di nuovo. Ecco, bravo Sus. Allora, secondo i piani, secondo i nostri incredibili piani, l'ho detto 2 volte per rafforzare il concetto. Questo video voi lo starete vedendo tra Natale e Capodanno. E che è successo? No, vogliamo ringraziarvi per le visual che sono aumentate, abbiamo superato le 40 visual, eppure 50 in alcuni video, quindi ballo per voi. E Sus è contento. Sono molto contento, ecco, bravo Sus, è contento. E poi abbiamo aperto la nostra pagina Instagram, quindi seguiteci sulla pagina Instagram incredibile, dove posteremo delle piccole anteprime Sus dei video e diremo qualche cagata, insomma, tanto per rompervi i coglioni, anche sulla pagina Instagram. E niente, quindi abbiamo deciso di parlare oggi dell'argomento degli anime. Dove parleremo appunto di quelli che abbiamo visto, quelli che abbiamo sentito e quelli che è successo nel 2022. Eh beh sì, diremo qualche cagata anche sugli anime. Ecco, bravo Sus. E quindi parleremo un attimo degli anime. E ne volevamo fare uno pure sui videogiochi, però ne abbiamo fatti talmente tanti sui videogiochi dei Game Award che giustamente anche basta, ne abbiamo parlato insomma dei videogiochi incredibili. Forse uno sul wrestling, tipo i nostri match preferiti, non lo so, vediamo se lo facciamo. Intanto abbiamo fatto quello di manga, è andato bene questo anno, quindi prepariamo la pagina incredibile e ci vediamo tra poco. Ed eccoci qui, incredibile, siamo ovviamente su MyAnimeList, quindi salutiamo MyAnimeList che ci aiuta in questo video incredibile, vero Sus? E ciao List, ecco, bravo Sus. Allora, adesso parleremo un pochino degli anime in generale, quindi quelli del 2022 che ci sono piaciuti, quelli che abbiamo droppato, insomma tutti quelli che abbiamo potuto vedere nel Godwars con calma prima di essere catapultati in questo universo, mannaggia, qualsiasi cosa ci è accaduto, vero Sus? Mannaggia, ecco, bravo Sus. Allora, partirei alla grande. Allora, e abbiamo iniziato l'anno incredibile con Demon Slayer, la seconda stagione. Vi è piaciuta, l'abbiamo vista, a noi ci è piaciuta, insomma. Però Demon Slayer, come sapete, ci ha un pochino rotti le balle e quindi, insomma, ci è piaciuta, però. No. Abbiamo finito il manga da muovere. Sì, infatti, meno male che è finito Demon Slayer. Vabbè, insomma, devo dire la verità. A me Demon Slayer mi ha rotti i coglioni. Vabbè, bravo Sus che rispetta, no, non rispetta niente, ha detto quello che gli usciva dal cuore e noi lo apprezziamo, mi sono allungato perché sono fuori testa. Comunque, vedete, bella, ve la sarete vista sicuramente, insomma, non c'è d'altro da aggiungere, insomma, bella visivamente, però Demon Slayer è quello che. Comunque, poi, Attack on Titan, mi coglione, è incredibile realizzare che Attack on Titan è finito, incredibile, è finito il manga, è finito l'anime, assurdo, no? È un vuoto che non verrà mai colmato da niente, vero Sus? Un pochino mi manca, però se doveva finire in quel modo era meglio. Vabbè, mi trattengo. Vabbè, effettivamente il finale, vabbè, insomma, ne parleremo in futuro, magari facciamo un video sul raccontare. Però diciamo che il finale ci siamo capiti. Poi incredibile, volete mettere My Dress Up Darling con la nostra Mari che ha distrutto tutti i rating di Waifu nel gennaio del 2022, vero Sus? Beh, per ovvi motivi, cioè, ragazzi, l'hanno fatto vedere tutto di questa signorina. Cioè, e mi trattengo con i commenti. Sì, infatti, Sus, noi vorremmo commentare, diciamo, più nel dettaglio cose, però non le possiamo dire, perché noi dobbiamo essere un canale per bene e non possiamo metterci a descrivere le parti intime di questa signorina che hanno fatto impazzire il web. Non lo diremo, perché noi siamo dei bravi ragazzi. Nel Godless lo avremmo detto. Avremmo commentato in maniera anche abbastanza, diciamo, potente è quello della Marin, ecco, noi ci limiteremo solamente a dire
È una gran gnocca, vero Sus? È da leccare tutta. E mi fermo lì, ecco, ci fermiamo lì. E comunque Marin, tanta roba, è stato uno degli anni più visti, ovvero nonostante appunto doveva rivaleggiare con Demon Slayer, Attacco dei Giganti, Marin era ovunque, tra meme, immagini, 34, e insomma Marin era ovunque, cioè, ragazzi, tanta roba, lo show è veramente carino, il manga pure è simpatico, continuo a dire i manga simpatici, però ragazzi dovete capire, per la parola simpatico a noi compiace. E quindi dicevamo, nonostante tutto, lasciate perdere, la camera continua a farci casini, comunque lasciate perdere, comunque dicevamo quindi che Marin, nonostante tutto, l'anime della nostra piccola amica biondina, che suona di un male che voi non avete idea, ha avuto un successo incredibile, nonostante appunto dovesse rivaleggiare con Demon Slayer, Attacco dei Giganti incredibile, Versus. E io vorrei commentare ancora Marin, ma è meglio che mi fermo. Ecco fatti. Quindi l'avrete visto sicuramente, ma non ve lo dobbiamo dire noi di aver, insomma, di vedervi mai resta. Poi incredibile! Diciamo, insomma, anche quelli che abbiamo droppato. Ari Fureta, la prima ci aveva, diciamo, insomma, ci aveva fatto almeno sorridere un attimo. La seconda l'abbiamo droppata malissimo. Nonostante, come vedete, il quantitativo di gnagna è importante. Di questo dobbiamo anche qui trattare. Shumatsu no Harem. Allora, questo qui, Sus, perché mi hai fatto vedere una cosa così tremenda? Vabbè, insomma, sta malidea, fica. Cioè, questo tizio rimane in un mondo con tanta gnagna e deve copulare con tutti. Insomma, insomma, sta, è tanta roba. Beh, sì, effettivamente, l'incipit. Cameron, perché stai ridendo? Scusate, cameraman. Cameraman, svegliati. Su, ok. Scusate, camera, quando vede pure lui la gnagna te possono impazzisce. Comunque, l'incipit era simpatico, il risultato è stato scadente. E che cazzo devi fare? Però, insomma, le fan art hot di questa roba, ci siamo capiti. Poi, terza stagione di Takagi-san, molto carino. Questo beh, ci piace, insomma, piace anche a Sus, insomma, nonostante... No, di questo non posso dire niente. Ok, bravo Sus. Poi, ecco. Akebi-chan, dicevamo Akebi-chan, il nome del signore. Stiamo avendo tante difficoltà con questo video, ma non pensavo ce ne potessimo avere così tante. Sì, Sus, non mi aspettavo che, insomma, noi quando avevamo pianificato di fare questo video, insomma, dobbiamo trattenerci a commentare la gnagna. Però ci eravamo dimenticati quanta gnagna c'era stata in questo anno a livello anche di anime. E quindi. Su, sparlaci di Akebi-chan, vai. Insomma, sta così, però mi metti in difficoltà. Allora, è uno slice of life. Vai, su, continua. Dove, diciamo, l'argomento cardine sono le parti del corpo. Ecco. Insomma, mi aiuti, la prego. Ok, lo dico. È diventato famoso per i piedini. Andiamo avanti, forza. L'ultimo anime che abbiamo appunto seguito di questa stagione è stato Princess Connect, la seconda stagione, che è simpatico. Insomma, ripeto, lo conosciamo dal giochino. E, insomma, si può guardare. Ci è piaciuto più questo di Akebi-chan. Per carità, insomma, non che abbiamo niente da dire contro quelli al quale è piaciuto Akebi-chan, perché, insomma, la gnagna è sempre la gnagna in tutte forme, dimensioni e colori. Vero Sus? E soprattutto ogni parte del corpo. E ci siamo capiti. E faccio un primissimo piano, Sus. Andiamo avanti. Ovviamente non è che ci possiamo mettere a commentare ogni singolo anime, ragazzi. Ormai escono più di tipo 40 anime a stagione. Vi diciamo quelli che abbiamo visto. E semmai ne abbiamo sentiti alcuni che non abbiamo visto, abbiamo droppato. Ve lo diciamo, insomma, ripeto. Insomma, capiteci. Volevamo solamente dire questa cosa anche sugli anime, ovviamente, che stavano continuando a gennaio del 2022. Chiama Ranking 10, appunto, lo Shokuni. Il bambino King. Vabbè. Che è molto molto carino, ci è piaciuto molto. Sì, molto molto carino, molto carino. E salutiamo il King, che insomma è questo personaggio incredibile del Godoverse, che è rimasto nel Godoverse, quindi lo salutiamo. Poi incredibile Dragon Quest underrated as fuck, in my opinion, citando un meme incredibile. Però Sus, sì, è molto molto bello, c'è anche una JoJo reference, diciamo, nella parte finale, e ci tratteniamo. E poi abbiamo visto anche Shaman King, che ci ha fatto piacere vedere Shaman King, che noi non abbiamo visto, quello old, vederlo in full HD, diciamo, rifatto in questo remake, e quindi ci ha fatto piacere anche rivedere Shaman King. E niente, passiamo a Spring 2022, quello era Winter 2022, ricordiamo. Allora, no, lo dico per l'editing. Allora, Spring 2022, come sapete, in primavera, proprio come sbocciano i fiori, sbocciano gli anime, ci sono sempre tra le cose più divertenti, più spicy e più importanti di tutto l'anno, vero Sus? Esatto. Bravo. Allora, vuole un attimo, scusate. Allora, Spyper Family, vabbè, non vi dobbiamo dire niente di Spyper Family, è incredibile, il manga è incredibile, troppo divertente, Anya è troppo kawaii, e Yor, insomma, stanno svenga,
ci siamo capiti. Andiamo avanti. Kaguya-sama incredibile. Anche questo c'è poco da dire, ragazzi. Non è che stiamo parlando di cose che non conosce nessuno. Cavolo, stiamo parlando di cose che conoscono tutti. Che vi cambia se vi diciamo che è incredibile o no. È incredibile, però lo diciamo anche noi. Non ho capito un cazzo di quello che ho detto. Ho parlato veloce e sono fuori di testa. Pelosus. Sì, insomma, sta impazzisce quando vede Kaguya-sama. Esatto. Kaguya, ti adoriamo. Andiamo avanti. Poi. Shield Hero seconda stagione. Madonna mia, la monnezza. Porca puttana. Come sta impazzita. Shield Hero seconda stagione. Mai più. La prima va bene. Raptalia, ok. È Raptalia, la camera mi conferma. Cioè, insomma, la prociona. La seconda stagione, la monnezza. Veramente la monnezza. Però sus. Droppata malissimo. Esatto. Oh, incredibile. Shikimori-san. In nome di Dio. Anche questa droppata, purtroppo. Lì ci viene la simpatia, però ci siamo. Basta, ragazze, rosa, yandere. Basta, andiamo avanti. Komi-san, anche questo. Abbiamo visto la prima stagione, la seconda l'abbiamo droppata. Perché il manga è 100.000 volte meglio che lo sus. Beh, sì, diciamo che il manga rimane molto superiore all'anime, ragazzi. Mi ci dispiace. Summertime Render. Questo l'abbiamo finito e ci è piaciuto. Ah, devo dire, ci è piaciuto parecchio. Ci sono quei momenti, ci sono stati un sacco di momenti what the fuck in questa serie che... Noi non sapevamo niente del manga, insomma, niente. Questa è una di quelle serie che abbiamo proprio scoperto per caso. Ci è piaciuto, non l'abbiamo droppato. E quindi GG, vero sus? Sì, infatti, poi quella tizia con gli occhiali, mamma mia, che bella ragazza. Ecco, andiamo avanti. È incredibile, Tomodachi Game, droppato istantaneamente, mai nella vita. Skeleton, l'incredibile isekai dello scheletro. Vi devo commentare veramente questa cosa? Ci siamo capiti. Come vi permettete di fare un isekai su uno scheletro? E su cosa ne pensi? E che lo abbiamo droppato perché per me c'è solo uno scheletro e c'è sua maestà. Ecco, bravo Sus. Esatto, 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 esatto. E basta usare scheletri. Io sono l'unico vero scheletro. Dovete capirlo, è nel codo perché sono l'unico famosissimo scheletro. E lo capirete anche in questo universo. Quindi mi dispiace. E comunque questa qui, tantissima roba, bella gnagna. Ci sei, però pure io voglio la gnagna. Come questo scheletro, vero Sus? Ma quando saremo famosi avremo tanta gnagna come nel codo. Esatto, bravo Sus. Oggi se ci vedete un pochino su di giri, è perché parliamo un pochino di gnagna, abbiamo bevuto, siamo sotto le feste, siamo senza una lira, ma siamo contenti lo stesso. Andiamo avanti. Paramico Mei, questo era molto carino, questo ci è piaciuto tantissimo, abbiamo finito, la intro è qualcosa di incredibile, continuiamo a sentircela ogni tanto, e Zhong Liang, mio padre, vero Sus? Eppure quella che suona è molto kawaii. Ecco, bravo Sus. Poi, noi qui avremmo finito di dire, però il cameraman abbiamo beccato una cosa che al cameraman mi piace, birbante, data live, abbiamo scoperto, chiacchierando con il nostro cameraman, vero Sus? Cioè, mentre lo legavamo, diciamo, se ne è uscito Galo, è un fan di Data Live. Quindi tu te la sei vista, Data Live? Ok, ma sei stato zitto fino a mo'. Di qualcosa! Ecco, appunto. Tu sei un fan di Data Live. Ti piace, Kurumi? Mannaggia il camera in su. E quindi niente, camera, dici tu se ti è piaciuto. Ecco, lo avrà messo in editing, perché non so come, non si rifiuta di parlare ancora. È un timidone, mannaggia il camera. Però su Kurumi non sei timido. Vabbè, lasciamo per... E quindi niente, Data Live, secondo me, camera è molto carino. E lui la sei, quindi ci fidiamo del camera, vero Sus? Fidiamoci del camera, ma insomma. Ok, andiamo avanti. Piccola così in più, ovviamente, per quanto riguarda i film, è uscito il film di Quintuples. Cioè, cinque sorelle che sono una migliore, meglio dell'altra, però Nino. Nino. E poi finì Dragon Ball Super. Io, e qui vogliamo dirvi un piccolo spoiler, anche se più un retcon. È uno spoiler, retcon. Un cut content, ecco, diciamo un cut content su questa cosa. Ve lo vogliamo dire, questo piccolo cut content. Il primo episodio di 4 chiacchiere in padella, quando l'avevamo pensato, doveva essere su Dragon Ball Super Super Hero. E poi abbiamo scelto One Piece Red. Quindi questo piccolo cut content che lo buttiamo nel video, tanto per dirlo. E ormai è passato troppo tempo, è inutile faccio un episodio di 4 chiacchiere su Dragon Ball Super Super Hero. Però magari il prossimo anno una chiacchierata su quello, anche se è già passato, non lo so. Però piccolo cut content che volevamo fare questo al posto di One Piece Red. Però per la fine abbiamo scelto questo, vero Sus? Vabbè, magari in futuro parleremo di Dragon Ball Super e diremo qualche cagata anche su questo. Ecco, bravo Sus. Andiamo avanti all'estate. E eccoci qua, siamo arrivati all'estate. Come vedete stiamo andando un po' fast perché, ripetiamo, vorremmo cercare di fare video un po' più brevi, ma non ci riusciremo mai nella vita. Comunque, Call of the Night. Ecco, questo lo abbiamo finito, non lo abbiamo droppato. Pensavamo di dropparlo dopo tipo 4-5 puntate, però Sus ha detto continuiamolo. Vabbè, so questa, a me le vampire piacciono, mamma mia. Ho detto solo questo, insomma, stai, non mi guardi male. Ok, vabbè. E quindi ci è piaciuto il finale. Ci siamo capiti, però insomma, se può guardare. Insomma. Ma andiamo avanti, incredibile. Questo proprio. Overlord 4.
I'll bet you step on me. Ecco, questo è l'unico commento che dirò. Insomma, stai molto meglio di Heinz, come ti chiami? Succhia, ecco, bravo Sus. Comunque, a parte gli scherzi, noi insomma preferiamo seguire il manga di Overlord perché l'anime skippa una marea di cose. E poi diciamo la verità: la prima stagione è la migliore a livello anche di qualità. Poi la CG è diventata una merda dall'altra. Quindi, insomma, se vi è piaciuta, siamo contenti da quello che ci hanno detto perché non l'abbiamo vista. Però sappiamo quello che succede perché abbiamo letto il manga. Ci hanno detto che questa è la quarta. Ha migliorato di qualità, un po' come la prima. Quindi la recupereremo magari il prossimo anno e magari faremo un video su Overlord. Dove io picchierò Ainsama. Sì, per forza. Poi incredibile. Mamma mia, che delusione. Non so se lo conoscete questo. The Devil is a Part-Timer Season 2. Sono passati quanto? 8 anni? 10 anni? Che ammetti genetico. Dalla prima. La prima era stata incredibile. E infatti l'hanno amata qua. Tutti quando è uscita. Quando è uscita la prima? 2013-14? Ammetti genetico. Incredibile. Quella ci è piaciuta tantissimo. Ci era piaciuta tantissimo. E aveva creato una piccola community che diceva: vogliamo la seconda stagione. Vogliamo la seconda stagione. E è uscita la seconda stagione. Una merda. Cioè, 6,5 di voto. Ed è pure tanto. E questo succede quando c'è una serie calda e aspettate 10 anni per far uscire la seconda stagione. Maledetti! Abbiamo droppato al quarto episodio e abbiamo preferito rivederci la prima. La prima era proprio carina. Questa proprio... no. Che devi fare? No Game No Life, ti stiamo guardando. Andiamo avanti, incredibile! Mamma mia, Rent a Girlfriend, seconda stagione. L'abbiamo finita. E... comincia a romperci un po' le balle. Beh, diciamo che, insomma... la prima noi non avevamo letto il manga e niente. Poi a parte che l'autore del manga è fuori di testa e insomma va letto e visto solo per capire quanto sta male quello. Però abbiamo sopportato più la prima che la seconda. Ecco quanto è bravo Sus quando fa le recensioni fast su delle cose, vero Sus? E sono velocissimo, ecco. Diciamo, non so se conoscete l'autore, seguitelo su Twitter perché fuori di testa questo si crede veramente di essere fidanzato con questo, insomma. Amico, torna in te, amico Giappo, e niente, insomma, forse il manga è meglio, però non l'abbiamo letto il manga. Comunque, non, sinceramente, se uscisse la terza probabilmente non la vedremo, perché insomma ci ha un pochino rotto le palle. Poi, Made in Abyss! Allora, qui devo dire una cosa, ci è piaciuto, l'abbiamo finita, però il manga è migliore, perché... certe scene potenti, diciamo, senza fare spoiler, perché chi sa sa, chi non sa non sa, insomma, quella scena specifica la dovevate fare meglio, beh, possono, e non diciamo altro per non fare spoiler, incredibile. E poi perché certe cose ce le vogliamo tenere, semmai faremo un video su Made in Abyss, quindi capiteci, però sus, chi capisce capisce, chi non capisce non capisce. Ecco, poi incredibile, andiamo avanti. Licorice Recoil, non ci ricordiamo com'è in inglese questo show. Noi gli avremmo dato 2 lire. Ci è piaciuto da morire. E ha spaccato di brutto. Addirittura Kojima. Cazzo, Kojima ha detto: madonna mia, vedetevi questo show. Questo vi dovrebbe far capire molte cose. E sì, poi quella biondina, mamma mia, c'è 2 cosce. È bella. Esatto. La biondina è tanta roba. È veramente carino. Vedetevelo assolutamente. Se non l'avete, ma tanto l'avrete visto sicuramente. Beh, Danmachi, mica l'abbiamo droppata la terza stagione. Danmachi, chi l'ha più visto? Poi Isekai dello zio. Era lo zio? Cameron, confermi. Ecco, questo pure abbiamo una pena nei confronti di questa serie. Cioè, è uscita su Netflix. È stata droppata per problemi tecnici a livello di episodio. E poi l'hanno rimessa e non se l'è più cacata nessuno. Cioè, ha avuto meno successo della prima volta che è stata caricata, ok? E comunque è bellissimo, ci è piaciuto da morire. E poi, scusami, uno zio con la voce di Dio Brando, vero Sus? Mamma mia, Dio. Dio di Giorgio. Ecco, bravo Sus. E poi, vabbè, lo show che è palesemente il migliore show del 2023. Cioè, Vermeil, mamma mia. Come sta? Non venga, non faccia questi suoni. Ci censurano, cioè, devi trattenersi come faccio io. Cioè, se non ti stai trattenendo, la tua cordina sta ruotando a una velocità incredibile. Insomma, camera, non inquadrare sotto, inquadrami sopra, perché Vermeil è tanta roba. Vabbè, questo, insomma, a parte le stronzate, è uno show del cazzo. È Strife of Life, ecci, ma mio Dio, Vermeil basta e avanza. Cioè, mio Dio, la roba di questa signorina. E poi hanno fatto dei cosplay di questa signorina incredibili. Insomma. Vedetevelo se vi piace la gnagna, che cazzo vi dobbiamo dire, non è che c'è tanto da dire. Slice of Life, Accademia, insomma, ambientato in un'accademia, c'è molta magia, Vermeil, che praticamente è tutto quanto, e la trama, appunto, vabbè, non vi abbiamo in realtà detto le trame di nessuno, però, insomma, diamo per scontato che queste cose le avete viste. Questo tizio evoca questa incredibile gnagna e lei si innamora di lui, molto, molto, molto tagliando le cose, e niente, pure questo è vero, mica questo l'abbiamo troppato pure.
non ci ricordiamo neanche il titolo di questo, però ci ricordiamo la tipa. Ah, giusto! Ma vabbè, no, questo non lo tagliamo. Era quello che schiavizzava le tipe. Cameraman, confermaci questa cosa. Era praticamente lui che aveva le schiave animalose. E l'abbiamo droppato, nonostante appunto l'incipit di, insomma, diciamo che schiavizzare ragazze kawaii non fa per noi, versus, infatti noi li paghiamo per fare cose. Ecco, anche pure questa, su, te potevi risparmiare pure questa frase, mannaggia. Insomma, sta, ho capito, ogni tanto diciamo il mio lato Godoverse esce, ecco, perché noi nel Godoverse, diciamo, eravamo un pochino più piccanti e un po' più sagaci, però ci dobbiamo trattenere perché altrimenti ci chiudono il canale per commenti un po' troppo hot, e quindi ci dobbiamo trattenere. Andiamo avanti! Ed eccoci qua, arriviamo a Fall 2022, che è praticamente l'ultima stagione, appunto, dell'ultima stagione, l'ultima season del 2022. Chainsaw Man, figo, non c'è niente, molto molto bello, però sus. Eh sì, qui ci hanno speso veramente i soldi, e Makima, mettimi il collare, ecco. Bravo sus, veramente bello, figo figo figo, leggetevi il manga, vedetevi l'anime, insomma c'è, insomma, tantissimo, no? Spy x Family seconda stagione, incredibile, c'è poco da dire, vedetevelo, adorabile, kawaii Anya, la storia è carina, e l'abbiamo detto prima, quindi insomma ci siamo capiti. Mob Psycho 3, mamma mia, Mob Psycho, noi siamo drogati di Mob Psycho, però sus, Mob Psycho è tanta roba, è quasi meglio di One Punch Man, forse ho esagerato. Forse sus esagerato, però perché il manga di One Punch Man è incredibile, tra l'altro leggetelo se non me lo siete letti, mannaggia voi. E visto tutto, qui mi sa che non abbiamo droppato niente in realtà, perché pure My Hero Academia lo stiamo vedendo, è tantissima roba, perché alcuni di questi non sono ancora finiti, però noi lo stiamo registrando prima questo video. Blue Lock, l'abbiamo parlato nel video di manga, mamma mia Blue Lock, tantissima roba. Bleach, questo è uno sguardo riferito alla Disney. Disney te postino per quello che hai fatto allo streaming di questa roba, poi dici la pirateria e il One Piece. Ecco, ci siamo capiti. Abbiamo visto tanta altra roba di questa season. Vabbè, Uzaki-chan, vabbè, anche lì, fattore gnagna. Tra l'altro c'è pure una gnagna con i capelli che gli coprono gli occhi, però sus. E non mi ricordo il nome, però pure quella, mamma mia. Ho visto, insomma, sta, devi dire di Lamu, mamma mia, Lamu. Lamu is back, baby, nel 2022, meglio di prima, con un design accattivante, gli hanno pure cambiato un po' i colori, insomma, Lamu, incredibile, veramente super divertente, carino da vedere, e che riempie anima e corpo, e ci tratteniamo a dire altre cose incredibili. Poi, questo l'avevamo visto la prima puntata, droppato malissimo, questo pure, visto la prima puntata, droppato malissimo, questo era quello della tizia con la spada. Vabbè, insomma, andiamo avanti. Praticamente abbiamo detto tutto. Ark Knight, ce lo stiamo vedendo. Non ci ha ancora rotto i coglioni Ark Knight, ce lo stiamo vedendo nonostante non abbiamo giocato al giochino. E poi Golden Kamuy, lo continuiamo a seguire nonostante siamo alla quarta stagione, perché ripeto, le cose storiche incredibili al vostro scheletro piacciono. E io ballo sulle cose storiche, però sus. Esatto. No, non c'è, sono bravo, sono un bravo sus. Ecco, bravo sus. E niente, questa è la roba. Volevamo dire pure qualche cosa degli anime del prossimo anno, però ripetiamo, il video verrebbe troppo lungo e quindi insomma ci fermiamo così. Direi che può bastare, però cameraman, che pure durante le feste il cameraman deve pure fare altre cose, insomma, deve. E quindi niente, volevamo dire due cosine sugli anime del 2023, però ne avremo tempo il prossimo anno, voglio parlare di cose incredibili il prossimo anno. E allora niente, spero che questo video assolutamente cazzaro vi sia piaciuto, alla fine abbiamo veramente detto poche cose sui contenuti degli anime, però ripeto, insomma, è roba già vista, purtroppo noi facciamo i video quando le cose sono passate, avete visto Game Award, anzi, vi ringraziamo di averli visti i video di Game Award, nonostante siano in ritardo, non in ritardo le nomine, e sono stati in ritardo pure i risultati, purtroppo non riusciamo a fare i video al momento sulle cose ancora, non abbiamo i mezzi professionali e il cameraman non è libero quando dovrebbe, vero sus? E purtroppo viviamo così ancora. Però grazie del supporto, ragazzi. Ecco. E niente, speriamo di avervi fatto ridere. Ci siamo trattenuti veramente tanto, perché volevamo commentare un pochino più, diciamo, pungentemente, ma ci dobbiamo trattenere. Quindi, noi vi salutiamo. Vostro scheletro vi saluta, Sus vi saluta. E niente, buon anno, nel dubbio, prima del video di Capodanno. E ci vediamo il prossimo anno. Non so se riusciamo a pubblicare un altro video dopo questo, o questo sarà l'unico video tra Natale e Capodanno, non, nel dubbio lo diciamo. E niente, noi ci vediamo. Buone feste ancora. Wow!